chiamato 5 secondi fa, ma neanche 5 secondi fa. Cosa vuoi? Il pettine. Non ti sei pettinata stamattina, ti devi pettinare. Con la mia spazzola, ma io non porto la spazzola a scuola, cioè c'è la casa. Mi sono pettinata stamattina, non vedi? Sono pettinata, cosa vuoi da me? Sei un centro estetico? Cioè, sei dal parrucchiere, sei a scuola, bella mia. Nel senso, l'elastico te lo posso anche dare. Vieni, basta che stai zitta, che voglio sentire l'insegnante che parla. E non sentire te che parli. Tieni, questo è l'elastico che ho in borsa. Nella cartella. Va bene? Non va bene neanche questo. Questo e questo ti tieni, se no niente, ti tieni i capelli così come se fossi appena andata a dormire. Dimmi, cos'è che vuoi? Lo smalto. Ma dove siamo? Lo smalto non ce l'ho. Chiedi all'insegnante, vedi che bella figura ti fai. No, gliel'ha chiesto veramente, io non ci credo. Io non ci posso credere. Anch'io lo smalto sbeccato, ma sei a scuola, chi se ne frega, cioè, ma dai. Dai, veramente, non si può. Te l'ha anche prestato, io non ho parole. Ammettiti lo smalto e stai zitta, che voglio sentire l'insegnante che parla, io non te. Te lo metto io, certo, ovviamente. Ma dove siamo? Al parrucchiere, veramente? Ho pensato, solo una mano? No, sei uno stress, sei uno stress, siamo a scuola, non in un centro estetico, veramente. Sei uno stress. A scuola devi impegnarti, devi sentire l'insegnante, non truccarti. Legarti i capelli va ancora bene, ma metterti lo smalto. Hai mai visto le altre compagne nostre che si mettono lo smalto? Sì, purtroppo sì, ma tu non devi imparare dai peggiori, devi imparare dai migliori. Dai migliori devi imparare, non da quelle che fanno peggio di te, se no non imparerai mai niente. Non sono capace a mettere lo smalto, quindi tu macchiato vai a lavarti. Almeno stai zitta e mi fai sentire l'insegnante. Siamo a scuola, devo sentirti. Che mi disturbi e mi dai fastidio, che mi chiedi cose che non ho. Hai pure chiesto lo smalto all'insegnante, cioè, ma io non ho parole. Dio me ne scampi e cozze. Tieni, ridaglielo all'insegnante. Quindi adesso basta. Zitta, silenzio. Ho già mal di denti oggi, lasciami in pace. Il profumo vuoi? Ma dove devi andare a fare la sfilata di moda? Sei a scuola, ripeto. Sei a scuola, non devi fare la sfilata di moda. Cioè, non esiste. Cioè, ma da dove sei uscita? Sotto un fungo velenoso? Sotto un cactus? Sotto il cavolo? Profumo ce l'ho. Ma no, questo è troppo buono per darlo a te. Che mi dai fastidio. Questa è l'ultima cosa che ti do, Basta. Poi mi lasci in pace, vai a parlare con qualche altra compagna perché veramente io tra un po' ti mando a quel paese. Datti sto profumo e lasciami in pace, che tra un po' mi sgridano e finiamo tutte e due dal preside per colpa tua. Ma io il biscotto dove lo vado a pigliare? Oh mamma mia, che palle questa.
Tieni i biscotti. Fai un po' di casino così finiamo tutte e due dal preside, come ho detto prima. Ti avevo detto lasciami in pace, volevo sentire l'insegnante. Ma ecco, se n'è andata. Adesso ne arriva un altro però. Mangiate i biscotti. Basta, silenzio. Ah, finalmente. 5 minuti, fammi sentire una lezione dall'inizio alla fine. Zitta. 5 minuti, zitta. Ce la fa? Non ce la fa. Non ce la fa, non ce la fa. Non ce la fa. Oh, Dio santo. Cosa vuoi ancora? Rossetto, il mascara. Ma veramente, dove credi di essere? Non li ho. Non te li do. Anche gli avessi non te li do. Ma tu non sei a far la sfilata, eh? Non sei Kim Kardashian che vai al Festival di Venezia. Festival di Cannes. Tu sei in una classe con della gente come me che vuole ascoltare le lezioni in pace senza disturbatori o disturbatrici nel tuo caso. Mai avuto in tutte le scuole che ho fatto, in tutte le classi che ho frequentato, non ho mai avuto una disturbatrice, una compagna, una collega, tra virgolette, una compagna di banco, oltretutto compagna di banco, siamo nel banco attaccato. Il mio stesso banco tra un po' tiene anche il mio posto. Una compagna di banco così fastidiosa come te. Mai visto nessuno, mai conosciuto nessuna che dà più fastidio di te. Veramente. Hai qualcosa per il mal di denti? Figurati. Quando ti chiedo le cose io, non hai niente. Quando tu chiedi qualcosa a me, devo darti tutto quello che ho. Povera me. Povera me. Ma tu sei venuta a scuola per far la sfilata, per far la modella, per farti vedere? O per studiare e sentire le lezioni? Qualche domanda me la faccio, sinceramente. Disturbi me? Tra un po' ci danno una nota se ci sentono parlare. Zitta, zitta, zitta. Silenzio, dai, zitta, dai, zitta. Strafogati di biscotti, strafogati, strafogati, strafogati di biscotti, basta che mi lasci in pace. Silenzio. Pensa tu, se questa qui a scuola deve mangiare biscotti, deve chiedermi lo smalto, deve chiedere il rossetto, il mascara. Ma dove siamo? Veramente. Già ho sonno e ho mal di denti, ancora questa qua mi deve rompere le scatole tutto il giorno. Che giornata, mamma mia, che giornata. Povera me. Potevo. Tra un po', veramente, se continui a rompere le scatole, mi faccio cambiare di posto. Faccio cambiare il banco. O te ne vai tu o me ne vado io. Piantala. Piantala di disturbare. Basta. Basta e basta. La birra. Cos'è che vuoi? Una birra hai sete? Ma bevi l'acqua, no? Sciagurata. Ma questa da dove è uscita, veramente? La birra. Ma non hai neanche 15 anni la birra, ma sei scema? Questa è pazza, questa è pazza. Scusi, prof, scusi, ma è 2 ore che Carlotta mi rompe le scatole. Basta, cioè, posso spostarmi? Grazie. Vengo lì da te. Chiara, almeno stai zitta. Carlotta, basta, hai rotto le scatole. Sai cosa vuol dire hai rotto le scatole? Basta. Adesso me ne vado. Addio. Oh. Ciao Chiara. Sì, ci conosciamo già. Meno male che avevi un posto libero di fianco a te perché Carlotta. Adesso vediamo se da lontano mi rompe le scatole ancora. Ah, figurati. Non è che finito la frase che inizia di nuovo. Io non mi giro. Girati tu, se no la mando a quel paese. Cosa vuole? Ha dimenticato la merendina per il prossimo intervallo e la chiede a me? A te l'ha chiesta e tu ce l'hai? Gliela dai? Io non gli do niente. Vabbè che non ho più merendina, ne ho mangiata una prima e basta. 2 biscotti mi sono mangiata prima. Pensa che è colazione. 2 biscotti mi ha dato stamattina la colazione. Vabbè. Io non gli do niente. A Carlotta non gli do niente. Carlotta, 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 Carlotta. Otta, otta.
capito niente, Carlotta. No, non gliela dare la merendina, tientela. Non lo sta zitta. Noi se non gli reggiamo il gioco, se stiamo zitti, zitte, magari la pianta. Io voglio sentire le lezioni. Pensa tu se questa qua deve continuare. Il rossetto, lo smalto, il mascara, la birra. Voleva la birra prima, l'hai sentita? È pazza. A scuola con la birra. Ma io non ho manco l'acqua, tra un po'. Tre biscotti la colazione, gli devo dare la birra. Ecco, adesso c'è l'intervallo. Basta. Mamma mia, basta. Dio me ne scampi le cozze. Quante ore mancano alla fine della giornata? Ancora due. Mamma mia. Mi faccio cambiare scuola. O classe. Non ne posso più, sono già stanco, ho mal di denti. Adesso chiedo io una cosa a te. Hai qualcosa per il mal di denti? Nello zainetto? Un brufen? Qualcosa? Una tachipirina? Buscofen? Va bene anche per il mal di denti? Mi sta facendo impazzire sta guancia destra. Sto morendo, non ne posso più. Sì, li ho sprecati troppo stamattina nella fretta di lavarmeli. Che poi i biscotti a scuola, non ho lo spazzolino per lavarmi le scuole i denti, quindi sarà anche per quello che me li devo lavare, non posso lavarli. Mi fanno male, mi fa tanto male. E ci va ancora sta Carlotta stamattina che rompeva le scatole tutto il giorno. Già sono mezza addormentata che non ho dormito niente stanotte, porca miseria. Mi chiede lo smalto. Ma renditi conto, l'ha chiesto all'insegnante lo smalto. Mamma mia, che gente pazza. Anche l'elastico. Mi ha chiesto pure il profumo. Da mettersi il profumo. Ma chi deve vedere? La spazzola sì che ce l'avevo, ma non gliela do. Così si attacca. Adesso andiamo a fare l'intervallo, ci vediamo dopo. A presto.